Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Dalle parole di Papa Francesco. Il buon pastore, Gesù, è attento a ciascuno di noi. Ci cerca e ci ama, rivolgendoci la sua parola, conoscendo in profondità i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre speranze, come anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e ci ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Per ciascuno di noi egli dà la vita eterna. Ci offre, cioè, la possibilità di vivere una vita piena, senza fine. Inoltre, ci custodisce e ci guida con amore, aiutandoci ad attraversare i sentieri impervi e le strade talvolta rischiose che si presentano nel cammino della vita. Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in cui Gesù, il buon pastore, si relaziona con noi, fanno riscontro i verbi che riguardano le pecore, cioè noi. Ascoltano la mia voce, mi seguono. Sono azioni che mostrano in che modo noi dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti teneri e premurosi del Signore. Oggi, quarta domenica di Pasqua, domenica comunemente conosciuta come la domenica del Buon Pastore, preghiamo particolarmente per le vocazioni alla vita sacerdotale. Vi auguro una buona e santa domenica. Dio vi benedica. Il Signore è il mio pastore, il Signore è il mio pastore, di nulla io manco perché la sua mano sta sopra di me. Di nulla io manco perché la sua mano sta sopra di me. Il Signore è il mio pastore, il Signore è il mio pastore, di nulla io manco perché la sua mano sta sopra di me. Di nulla io manco perché la sua mano sta sopra di me. Il Signore è il mio pastore, di nulla io
che guarisce il mio cuore.